Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di essere qui in mezzo a voi, davvero. Ringrazio Monsignor Tillanen per le sue parole e per averci ricordato la priorità di annunciare il Vangelo. Grazie a tutti voi. In questo crocevia, che è il Belgio, voi siete una chiesa in movimento. Infatti, da tempo state cercando di trasformare la presenza delle parrocchie sul territorio, di dare un forte impulso alla formazione dei laici. Soprattutto vi adoperate per essere comunità vicina alla gente, che accompagna le persone e testimonia con gesti di misericordia. Prendendo spunto dalle vostre domande, vorrei proporvi alcune tracce di riflessione attorno a tre parole: evangelizzazione, gioia, misericordia. Prima strada da percorrere è l'evangelizzazione. I cambiamenti della nostra epoca e la crisi della fede che sperimentiamo in Occidente ci hanno spinto a ritornare all'essenziale, cioè al Vangelo, perché a tutti venga nuovamente annunciata la buona notizia che Gesù ha portato nel mondo, facendo risplendere tutta la bellezza. La crisi, ogni crisi, è un tempo che ci è offerto per scuoterci, per integrarci e per cambiare. È un'occasione preziosa. Nel linguaggio biblico si dice kairos, occasione speciale, come è successo ad Abramo, a Mosè e a tutti i profeti. Quando sperimentiamo la desolazione, infatti, sempre dobbiamo chiederci quale messaggio il Signore ci vuole comunicare. E cosa ci fa vedere la crisi? Cosa ci fa vedere la crisi? Siamo passati da un cristianesimo sistemato in una cornice sociale ospitale a un cristianesimo di minoranza, o meglio, di testimonianza. E questo richiede il coraggio di una conversione ecclesiale per avviare queste trasformazioni pastorali che riguardano anche le consuetudini, i modelli, i linguaggi della fede, perché siano realmente al servizio dell'evangelizzazione. E vorrei dire a Helmut, anche ai preti, è richiesto questo coraggio. Essere preti che non si limitano a conservare o gestire un patrimonio del passato, ma pastori, pastori innamorati di Cristo e pastori attenti a cogliere le domande del Vangelo, spesso implicite, mentre camminiamo con il popolo santo di Dio. E noi camminiamo un po' davanti, un po' in mezzo, un po' in fondo. E quando portiamo il Vangelo, penso a quello che ci ha detto Giannica: il Signore apre i nostri cuori all'incontro con chi è diverso di noi. È bello, anzi è necessario che tra i giovani ci siano sogni e spiritualità diverse. Deve essere proprio così, perché tanti possono essere i percorsi personali, comunitari, che ci conducono però alla stessa meta, all'incontro del Signore. Fratelli e sorelle, nella Chiesa
c'è spazio per tutti, tutti, tutti. E nessuno deve essere la fotocopia dell'altro. L'unità nella Chiesa non è uniformità, ma è trovare l'armonia delle diversità. E anche ad Arnaud direi, il processo sinodale deve essere un ritorno al Vangelo, non deve avere tra le priorità qualche riforma alla moda, no. Ma chiedersi come possiamo far arrivare il Vangelo in una società che non lo ascolta più o si è allontanata dalla fede? Chiediamocelo tutti. Seconda strada, la gioia. Non parliamo qui delle gioie legate a qualcosa di momentaneo. Ne possiamo assecondare i modelli dell'evasione e del divertimento consumistico. Si tratta di una gioia più grande che accompagna e sostiene la vita anche nei momenti oscuri o dolorosi. E questo è un dono che viene dall'alto, che viene da Dio. È la gioia del cuore suscitata dal Vangelo. È sapere che lungo il cammino non siamo soli e che anche nelle situazioni di povertà, di peccato, di afflizione, Dio è vicino, si prende cura di noi e non permetterà alla morte di avere l'ultima parola. Dio è vicino, vicinanza. E molto prima di diventare Papa, Joseph Ratzinger scrisse che una regola del discernimento è questa: dove manca la gioia, dove l'umorismo muore, qui non c'è nemmeno lo Spirito Santo. E viceversa, la gioia è un segno della grazia. È bello, eh? E allora vorrei dirvi che il vostro predicare, il vostro celebrare, il vostro servire e fare apostolato lasci trasparire la gioia del cuore, perché questo suscita domande e attira anche coloro che sono lontani. La gioia del cuore, no? Quel sorriso del momento, la gioia del cuore. Ringrazio Suor Agnès e le dico: la gioia è la strada. Quando la fedeltà appare difficile, dobbiamo mostrare, come tu hai detto Agnès, che essa è un cammino verso la felicità. E allora, intravedendo dove conduce la strada, si è più pronti a iniziare il cammino. E terza via, la misericordia. Il Vangelo accolto e condiviso, ricevuto e donato, si conduce alla gioia perché ci fa scoprire che Dio è Padre della misericordia, che Dio si commuove per noi, che ci rialza dalle nostre cadute, che non ritira mai il suo amore per noi. Fissiamo nel cuore: mai Dio Creatore ritira il suo amore per noi. Ma Padre, anche quando ho commesso qualcosa di grave, mai Dio ritira il suo amore per te. Questo davanti all'esperienza del male a volte più sembrarci ingiusto, perché noi applichiamo semplicemente la giustizia terrena che dice chi sbaglia deve pagare. Tuttavia la giustizia di Dio è superiore a chi è sbagliato, è chiamato
a riparare i suoi errori, ma per guarire nel cuore ha bisogno dell'amore misericordioso di Dio. Non dimenticatevi, Dio perdona tutto e Dio perdona sempre, e con la sua misericordia che Dio ci giustifica, con quella misericordia, cioè ci rende giusti, perché ci dona un cuore nuovo, una vita nuova. Perciò a mia direi, grazie per il grande lavoro che fate per trasformare la rabbia e il dolore in aiuto, trasformarla anche in vicinanza. Trasformarla in vicinanza e compassione. Gli abusi generano atroci sofferenze e ferite, minando anche il cammino della fede. E c'è bisogno di tanta misericordia per non rimanere col cuore di pietra dinanzi alla sofferenza delle vittime, per far sentire loro la nostra vicinanza e offrire tutto l'aiuto possibile per imparare da loro, come hai detto tu, a essere una Chiesa che si fa serva di tutti, senza soggiogare nessuno. Sì, perché una radice della violenza consiste nell'abuso di potere, quando usiamo i ruoli che abbiamo per scacciare gli altri o per manipolarli. E misericordia, penso al servizio di Peter, è una parola chiave per i carcerati. Questo non è il testo. Quando io entro in un carcere, mi domando perché loro e non io. Gesù ci mostra che Dio non si tiene a distanza delle nostre ferite e impurità. Egli sa che tutti possiamo sbagliare, ma nessuno è sbagliato. Nessuno è perduto per sempre. È giusto allora seguire tutti i percorsi della giustizia terrena e i percorsi umani, psicologici e penali, ma la pena deve essere una medicina, deve portare alla guarigione. Bisogna aiutare le persone a rialzarsi, a ritrovare la loro strada nella vita e nella società. Soltanto una volta nella vita di tutti ci è permesso guardare una persona dall'alto in basso per aiutarla a rialzarsi. Solo così. Ricordiamoci, tutti possiamo sbagliare, ma nessuno è sbagliato. Nessuno è perduto per sempre. Misericordia, sempre, sempre misericordia. Sorelle e fratelli, vi ringrazio e nel salutarvi vorrei ricordare un'opera di Magritte, vostro illustre pittore, che si intitola L'atto di fede. Rappresenta una porta chiusa dall'interno, che però è sfondata al centro e aperta sul cielo. È uno squarcio che ci invita ad andare oltre, a volgere lo sguardo in avanti e in alto, a non chiuderci ma in noi stessi, mai, mai in noi stessi. Questa è un'immagine che vi lascio come simbolo di una Chiesa che non chiude mai le porte, per favore. Non chiude mai le porte.
una Chiesa che a tutti offre un'apertura sull'infinito, che sa guardare oltre. Questa è la Chiesa che evangelizza, vive la gioia del Vangelo, pratica la misericordia. Sorelle, fratelli, camminate insieme, voi e lo Spirito Santo insieme. Pratica la misericordia. Camminate insieme, voi e lo Spirito Santo, e pratica la misericordia. Camminare insieme, voi e lo Spirito Santo, per essere Chiesa così. Senza lo Spirito non ci succede nulla di cristiano. Ce lo insegna la Vergine Maria, nostra Madre. Lei vi guidi, vi custodisca. Benedico tutti di cuore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.